Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 ed oggi siamo qui in questo quinto appuntamento con i Gormiti, dove andremo a vedere i tre Lord, le tre versioni deluxe disponibili per questa collezione, Kerion, Voidus e Titano. Ok ragazzi, eccoci qui. Intanto, prima di iniziare la recensione, vi invito ad iscrivervi al canale se siete appassionati dei Gormiti. Nel prossimo appuntamento vedremo ben 7 bustine, lo spacchettamento di ben 7 bustine e vediamo a che punto riusciamo ad arrivare con la collezione anche delle blind bag. Allora ragazzi, cliccate quindi sulla campanellina che vi terrà sempre aggiornati con i nuovi video in uscita, così non vi perderete il prossimo appuntamento con i Gormiti. Ma andiamo quindi subito al sodo. Da quale partiamo? Da quale partiamo? Allora, vediamo intanto le confezioni come si presentano. Prendiamo Lord Kerion blisterato. Vedete quant'è carina la confezione, tutta colorata con il logo qui in alto Gormiti. Qui vediamo subito, oltre alla nostra figure, un disco e un'arma. Quindi un'arma per il nostro Lord Kerion e questo disco andrà praticamente a sbloccare quelle che sono le funzioni contenute nei bracciali. Qui, come vedete, ci sono i bracciali elementali. Questi sbloccheranno alcune funzioni, immagino sonore, dei nostri gormiti. Comunque, dietro lo vediamo, eccolo qui con tutte le varie gimmick, dove pigiare per accendere le varie luci e tutto il resto. Qui vediamo le altre due figure, eccole qua, disponibili per questa linea, quindi di questi Lord da 12 centimetri articolati ne hanno fatti soltanto 3 e i Lord, come sappiamo, sono 5, quindi immagino che questa sia una prima wave e ce ne sarà un'altra. Comunque, non ci perdiamo troppo in chiacchiere. Allora, le confezioni, come vedete, sono simili, tranne per Lord Voidus. Il reparto accessori è un po' diverso perché qui al posto del disco, non essendo lui un buonaccione ma un cattivone, invece del disco abbiamo qui un'altra minifigure che adesso andiamo anche a vedere di cosa si tratta. Vi volevo inoltre far vedere questo libricino che ho trovato nel box che contiene tutte le varie bustine. E questo è veramente interessante perché racconta la storia di tutti i gormiti, di ogni personaggio. Qui, come vedete, ci sono anche gli umani con i bracciali degli elementi, come vedete, e quindi c'è anche la biografia di ogni personaggio. Quindi, ragazzi, se siete interessati a sapere chi è Lord Kerion, mettete in pausa e vi leggete la sua biografia. Qui, come vedete, ci sono anche gli altri Lord che ancora non sono disponibili in questa versione deluxe. Questo è il Lord Titano e la sua biografia, e per finire il Lord Voidus, il cattivone. Qui, come vedete, c'è anche questo piccolo soldato d'ombra che è incluso nella confezione insieme al Lord Voidus. Quindi mettete in pausa se siete curiosi di sapere chi è, così non perdiamo troppo tempo a leggere il tutto. E qui, oltre ai Lord, ci sono anche tutti gli altri gormiti minori e la loro biografia, quindi come vedete è tutto molto dettagliato, veramente interessante. Qui poi nelle ultime pagine c'è la collezione completa, quindi quella delle bustine, le due cavalcature con le bestie, veramente carini anche questi. Qui vediamo i tre titani e gli eroi pack, Heroes pack, e le figure base articolate, quelle più piccole, i due giganti, il bracciale elementale e qui la collezione in minifigures delle blind bag. E qui fantastici, vedete, fantastico anzi, perché è un playset della torre, veramente veramente carino. Ok ragazzi, bene, allora passiamo
a vederli meglio nel dettaglio. Io li spacchetto tutti e tre e ci rivediamo tra uno schiocco di dita. Ed eccoci qua con i nostri tre lord fuori dalla confezione e i loro accessori. Guardate quanto sono belli, ragazzi, pieni di colori. Cominciamo a vedere Lord Carrion, il potente lord del popolo del fuoco. E questo si narra che sia il Gormita più forte dell'isola di Gorm. Comunque, ragazzi, guardate quanto è carino. Fatto veramente molto bene. Ovviamente è una figura basilare, non è che ci possiamo aspettare chissà che, ma è reso molto molto bene. E è articolato. Non sono molte le articolazioni, ma funzionali, come vedete. Le braccia si alzano fino a qui, c'è il piegamento qui al gomito, la rotazione qui della mano con tutta questa parte qui di questa sorta di scudo. Le gambe vengono in avanti, indietro, si aprono lateralmente, c'è il piegamento alle ginocchia. Qui il mantello si può rimuovere perché, come vedete, c'è il vano che ospita la batteria quando la gimmick elettronica che adesso vedremo smetterà di funzionare, non faremo altro che rimuovere questa vite e cambiare la batteria. Ok? Quindi rimettiamo il mantello che va a coprire il tutto, se ci riusciamo, eccolo qua. E qui pigiando qui al centro del busto, puff, guardate un po' come si illumina. Vedete? Si illumina questo punto qui, la parte superiore del petto e gli occhi, veramente molto carino. La testa non è articolata perché ovviamente all'interno c'è tutta la gimmick elettronica, quindi non possiamo muovere la testa. Comunque eccolo qui, veramente molto carino. Mi piacciono molto i colori di questo Lord, questo giallo, rosso, nero che si alternano molto bene, un bel gioco cromatico che rende veramente moltissimo. Guardatelo, eccolo qua. Questo è il Lord Carrion che troviamo nelle bustine, quindi come vedete ci sono delle applicazioni di painting un po' più curate su questa versione articolata. Comunque eccolo qui, li metto a confronto. E questo è Lord Carrion, ovviamente c'è la sua spada di fuoco, lancia di fuoco, eccola qui, semplice ma carina anche questa, che può impugnare tranquillamente. Eccolo qua, perfetto. E come dicevamo, c'è questo disco che va a sbloccare delle funzionalità dei bracciali degli elementi che non ho, quindi non posso farvi vedere. Comunque, come vedete, qui c'è una sorta di chip elettronico. Ok, ci mettiamo vicino, ecco, anche il suo piccolino qui da bustina. Vediamo Lord Voidus, questo è il cattivone in questione, comandante supremo dei Darkhan. Eccolo qui, e devo dire che questo forse è quello che mi piace più di tutti, eh? Sì, non lo so, i cattivoni hanno sempre quel fascino, non lo so, particolare, eh? Eccolo qui, intanto i colori mi piacciono tantissimo, questo giallo, nero, celeste, vedete come si alternano bene. Anche lui ha la sua gimmick elettronica che gli fa accendere le stesse cose che abbiamo visto anche sul Lord Carrion, quindi parte del petto con gli occhi, pigiando, come vedete la luce rimane accesa per qualche secondo e poi si spegne. Dietro anche il mantello, come per Lord Carrion, si può rimuovere, stessa cosa, vanno batterie per sostituirle. Le articolazioni sono credo più o meno le stesse. Abbiamo l'apertura del braccio avanti e indietro, piegamento qui al gomito, rotazione della mano, gamba avanti, indietro, si apre lateralmente e piegamento qui al ginocchio. Quindi poche articolazioni ma utili. La testa è sempre impedita dalla gimmick elettronica, quindi non si piega. Insieme al Lord Carrion ovviamente abbiamo il suo scettro qui che può impugnare anche lui. Eccolo qua. E questo piccolo omino d'ombra, che non so se già avete messo in pausa per leggere chi è, però
Adesso lo facciamo insieme, sono curioso anch'io. È un essere di pura energia oscura, capace di creare i Gloomings, anelli di ombra che paralizzano i loro avversari. I soldati d'ombra non sono molto potenti, ma sono tantissimi. Si lamentano sempre e adorano prendere in giro i Darkhan al servizio di Lord Voidus, anche se questo spesso significa venire disintegrati da loro. Quindi, ok, guardate qua che carino il colore, questo color viola traslucido, guardate che bel gioco di colore, ci riflette bene la luce, carino, eccolo qui, simpatico, simpatico, e glielo mettiamo qua. Poi andiamo a vedere l'ultimo Lord in questione, che è il Lord Titano, eccolo qua, il Lord del Popolo della Roccia, con i colori che lo caratterizzano, quindi abbiamo questo giallino, arancio qui, nero, grigio, veramente molto carino anche questo, devo dire, ragazzi. Anche qui solita, ah, qui non c'è la gimmick elettronica, attenzione, perché il mantello infatti non si rimuove, ma sotto, come vedete, c'è questo pulsante che, pigiandolo da qui, muoviamo il braccio, cioè il braccio si carica, come vedete, a molla, boom, e poi parte il colpo, vedete? Boom! Insomma, eccolo. Tac! Ok? Stessa cosa, qui l'articolazione alla testa c'è perché non abbiamo la gimmick elettronica che gli impedisce il movimento, quindi possiamo ruotare la testa, questo braccio non si alza, quest'altro sì, a scatto, viene avanti, indietro, gomito, non abbiamo la rotazione alla mano stavolta. Gambe in su, in giù, laterali, ginocchio, insomma le stesse poche articolazioni che abbiamo visto anche per gli altri. Solito disco, eccolo qua, che accompagna il nostro Lord Titano da inserire nel bracciale degli elementi, e il martello di roccia, il mega martello di roccia che accompagna il nostro Lord Titano, eccolo qui, semplice, carino, che può ovviamente impugnare anche lui. Boom! Eccolo qua. Attenti che questo mena forte. E lo mettiamo qua. Scusate, mi ero dimenticato di farvi vedere il Lord Voidus delle bustine. Come vedete ci sono applicazioni di painting in più anche per quanto riguarda la versione deluxe che abbiamo visto ora. Ecco qui il piccolo Lord Voidus. E lo stesso vale per il Lord Titano. Eccolo qua. Comunque questi li abbiamo già visti, ragazzi, se non vi siete persi spacchettamenti vari, li abbiamo visti. Ok ragazzi, si chiude qui la recensione di queste tre versioni deluxe dei tre Lord disponibili in questo momento per questa collezione dei Gormiti. Nel prossimo appuntamento, come vi ho detto all'inizio, vedremo lo spacchettamento di ben 7 bustine, così vediamo a che punto riusciamo ad arrivare anche con la collezione dei più piccini. Non me ne restano tanti, però ovviamente più ci avviciniamo alla fine più è difficile. Iscrivetevi al canale, ragazzi, ve lo ripeto, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dai Gormiti!